Dopo il Castello Eurio, nuovo blitz del segretario regionale del PD Davide Faraone nei beni culturali abbandonati a se stessi. Stavolta la telecamera del suo smartphone è puntata verso Augusta per visitare il sito archeologico Megara Iblea. La situazione non cambia, anche qui un disastro. Unica differenza è che non bisogna scavalcare il cancello per entrare, perché qui è proprio andata via la recinzione e quindi si può evitare almeno questa fatica. Il Castello Riolo e le Mura Donigiane non sono purtroppo l'unico sito non curato e abbandonato dalla Regione Sicilia. Questa è Megara Iblea, siamo ad Augusta, non possiamo entrare dal cancello principale, entriamo da qui. Come vedete ci sono alberi crollati e sulla delimitazione con la rete, e quindi entriamo da qui. Se un turista viene qui e chiede di entrare in questo sito, cosa accade? Accade che sicuramente il custode è obbligato, la biglietteria è obbligata a far entrare, perché chiaramente il sito... Quindi è obbligato a vendere il biglietto. È obbligato a vendere il biglietto, lo pagano 4 euro, 2 euro ridotto, però chiaramente sconsiglia l'ingresso in questo bene così importante per questa zona della nostra Sicilia, amatissima Sicilia, perché quindi, chiaramente no, non ho capito. Tutto quello quindi che... lui arriva, sì, e gli paga il turista il biglietto, 4 euro, 2 euro ridotto, sì. Dopodiché una volta che ha pagato, la stessa persona che vende il biglietto sconsiglia al turista di accedere. Per evitare di vedere questo di sito. Imbattere in tutto ciò, sì. Tra l'altro è anche abbastanza rischioso, un punto di vista. Assolutamente sì, non è sicuramente sicuro né per le famiglie né per i bambini.